Capitolo 14. La vita difficile. L'esistenza di Pierre e di Marie sarebbe stata interamente felice se essi avessero potuto occuparsi unicamente della lotta appassionante che li metteva di fronte alla natura nella loro povera rimessa. Ahimè, essi dovevano sostenere altre lotte dalle quali non sempre uscivano vincitori. Per 500 franchi al mese, Pierre fa alla scuola di fisica un corso di 120 lezioni e dirige le esperienze degli allievi. Questo insegnamento faticoso s'aggiunge al lavoro delle ricerche. Sino a che Curie non avevano avuto bambini e Maria aveva potuto compiere da sé il lavoro domestico, i 500 franchi avevano coperto le spese familiari, ma dopo la nascita di Ren, lo stipendio di una donna di servizio, quello di una balia, hanno inciso fortemente nel bilancio. Pierre prima e poi Marie si sono messi in campagna. È necessario trovare nuove risorse. Conosco poche cose altrettanto desolanti che i goffi e disgraziati tentativi di questi esseri superiori per assicurarsi 2 o 3.000 franchi annuali che manca loro. Il problema non è soltanto quello di ottenere qualche impiego secondario che valga a colmare il deficit. Pierre Curie, lo sappiamo, considera la ricerca scientifica come un interesse vitale. Gli è più indispensabile prodigarsi in laboratorio, nella rimessa piuttosto, perché un vero laboratorio non lo ha, che mangiare e dormire. Ma il suo servizio alla scuola assorbe la maggior parte del suo tempo. Piuttosto che aggiungere nuovi impegni a questo, l'ideale sarebbe alleggerirne il compito e il denaro manca. Come fare? La soluzione è semplice, troppo semplice. Se Pierre fosse nominato professore alla Sorbona, posto per il quale i suoi lavori lo designano chiaramente, riceverebbe 10.000 franchi l'anno. Darebbe un numero minore di ore di lezione che alla scuola e la sua scienza arricchirebbe gli studenti, rialzerebbe il prestigio dell'università. E se a queste funzioni fosse unita la disposizione di un laboratorio, Pierre Curie non avrebbe più niente da chiedere al destino. La sua umile ambizione si condensa in queste parole: una cattedra di professore per guadagnarsi la vita e per formare dei giovani fisici e un laboratorio per le proprie esperienze. Un laboratorio che disponga di quello che manca così crudelmente nella rimessa: l'attrezzatura elettrica e tecnica, il posto per qualche assistente, in inverno un po' di calore. Folli esigenze, sogni smisurati. Il posto di professore Pierre non lo terrà che nel 1904, quando il mondo intero avrà proclamato il suo valore. Il laboratorio non gli verrà mai accordato. La morte è più svelta dei poteri pubblici a monopolizzare i grandi uomini. Gli è che Pierre, così abile a decifrare i fenomeni misteriosi, a lottare a base di sottigliezze con la materia ostile, è di una goffaggine unica quando bisogna sollecitare un posto. Primo svantaggio. È un genio, il che nelle competizioni personali suscita implacabili segrete amarezze. Ignora gli accomodamenti, l'intrigo. I suoi titoli più legittimi non gli servono a niente, egli non sa farli valere. Sempre pronto a tirarsi in disparte dinanzi ai suoi amici o anche dinanzi ai suoi rivali, egli era quel che si dice un detestabile candidato. Così scriverà di lui Henri Poincaré e soggiungerà: ma nella nostra democrazia di candidati non c'è penuria. Nel 1898 una cattedra di chimica e fisica è vacante alla Sorbona. Pierre Curie si decide a chiederla. Secondo equità, la sua nomina si imporrebbe. Ma egli non è passato né per la scuola normale né per la scuola politecnica ed è quindi privo dell'appoggio decisivo che queste istituzioni danno ai loro ex allievi. S'aggiunga che, secondo le affermazioni di certi professori, usi a spaccare il cappello in quattro, le scoperte che gli viene pubblicando da 15 anni non appartengono esattamente al dominio della chimica. La sua candidatura è respinta. Siamo battuti, gli scrive uno dei suoi partigiani, il professor Friedel, e non mi rimarrebbe che il rimpianto di averla incoraggiata a una candidatura che ha avuto così poco successo, se la discussione non le fosse stata molto più favorevole del voto. Ma nonostante gli sforzi di Lippmann, di Bauty e di Pelot e i miei, nonostante gli elogi che le hanno procurato anche dai suoi avversari i suoi bei lavori, che cosa voleva fare contro un normalista e contro il partito preso dei matematici? E il fatto che la discussione sia stata favorevole a Pierre è un compenso platonico.
Per mesi nessun posto interessante si trova libero e i Curie, assorbiti dal loro grande lavoro sul radio, preferiscono vivacchiare piuttosto che perdere il loro tempo nelle anticamere. Essi fanno, è il caso di dirlo, buon viso a cattivo gioco e non si lamentano. Tutto calcolato, 500 franchi non è la miseria. L'esistenza s'accomoda. Male. Marie a Giuseppe Sklodowski, 19 marzo 1899. Dobbiamo stare molto attenti e lo stipendio di mio marito non ci basta del tutto a vivere, ma sino ad oggi abbiamo avuto ogni anno qualche risorsa supplementare inaspettata, il che fa che non ci sia stato disavanzo. Spero d'altronde che mio marito e io otterremo presto un'occupazione fissa. Allora non soltanto potremo sbarcare il lunario, ma potremo fare anche qualche economia per assicurare l'avvenire di nostra figlia. Voglio soltanto passare la laurea prima di cercare un impiego. In questo momento abbiamo tanto lavoro coi nuovi metalli che non posso preparare la tesi, la quale d'altronde deve appunto basarsi su questi lavori, ma esige studi complementari di cui non posso occuparmi attualmente. La nostra salute è buona. Mio marito non soffre più come prima per i reumatismi. Io sto bene, non tossisco affatto, non ho niente ai polmoni, come è stato dimostrato dagli esami medici e da varie analisi dello sputo. I REN si sviluppano normalmente. L'ho svezzata dopo 18 mesi, ma naturalmente le davo già da parecchio tempo delle zuppe di latte. Ora la nutro con queste zuppe e con uova fresche fatte allora allora dalla gallina. 1900. Nel quaderno delle spese le uscite aumentano, superano le entrate. Il vecchio dottor Curie abita ora col figlio e per alloggiare tutta la famiglia, 5 persone, tra cui una di servizio. Marie ha preso in affitto il padiglione del Boulevard Kellermann, 1.400 franchi di affitto. Spinto dalla necessità, Pierre chiede e ottiene un posto di ripetitore alla scuola politecnica. Riceverà 2.500 franchi l'anno per questo lavoro. Ed ecco, a un tratto, una proposta insperata, ma non viene dalla Francia. La scoperta del radio, senza essere giunta al gran pubblico, è conosciuta dai fisici. Per acquistare la collaborazione di un uomo e di una donna che essa pone in prima fila tra gli scienziati del tempo, l'Università di Ginevra vorrebbe fare uno sforzo eccezionale. Il rettore offre a Pierre Curie una cattedra di fisica, uno stipendio di 10.000 franchi, un'indennità di residenza e la direzione di un laboratorio, il cui credito verrà aumentato dopo accordo col professor Curie e al quale saranno aggregati 2 assistenti. Dopo un esame delle possibilità del laboratorio, la collezione degli strumenti sarà completata. Una posizione ufficiale sarà accordata a Marie nello stesso laboratorio. Ironica, com'è sovente, la sorte si permette di tanto in tanto di portare a un uomo quello che egli desidererebbe di più, ma con una piccola variante che rende la cosa impossibile. Sarebbe bastato che l'intestazione della lettera generosa Repubblica e Cantone di Ginevra fosse invece Università di Parigi perché la coppia Curie fosse al colmo della gioia. Questa posizione ginevrina è proposta a Pierre con tale cordialità e con tale deferenza che nel primo momento egli l'accetta. In luglio egli e Marie si recano in Svizzera e ricevono una bella accoglienza dai loro colleghi, ma durante l'estate nascono gli scrupoli. Bisogna ipotecare parecchi mesi, consacrarli all'avviamento di un insegnamento importante. Bisogna dunque interrompere momentaneamente le ricerche sul radio, dato che il materiale non è agevolmente trasportabile. Rimandare a più tardi i lavori di purificazione della nuova sostanza. È chieder troppo a questi due ferventi, a questi due stregati. Sospirando, Pierre spedisce a Ginevra una lettera di scuse, di ringraziamento, di dimissioni. Scarta la tentazione della facilità e decide, per amore del radio, di rimanere a Parigi. Mutando un compito in un altro meglio retribuito, gli lascia in ottobre la scuola politecnica per un posto di insegnante al PCN, Physique, Chimie, Sciences Naturelles, nell'annesso della Sorbona, in via Cuvier. Marie, che vuole la sua parte di lavoro, mette la propria candidatura di professoressa alla Scuola Superiore delle Giovinette di Sèvres, vicino Versailles, e riceve dal vice direttore una lettera di nomina. Signora, ho
Ho l'onore di informarla che dietro mia proposta lei è incaricata, durante l'anno scolastico 1900-1901, delle conferenze di fisica in prima e seconda classe della Scuola Normale di Sèvres. Si compiaccia porsi a disposizione della signorina direttrice a partire dal lunedì prossimo 20 corrente. Ecco due successi. Il bilancio è equilibrato per un bel po' di tempo. I Curie assumono un enorme aumento di lavoro nel momento preciso in cui le esperienze di radioattività esigono tutta la loro energia. Viene rifiutata a Pierre la sola posizione che sarebbe degna di lui, quella di titolare di una cattedra alla Sorbona. Ma chiunque è ben felice di affidare a questo maestro delle ingombranti lezioni di importanza secondaria. Il signore e la signora Curie si curvano sui manuali, inventano argomenti di problemi, scelgono esperienze adatte ai loro corsi. Pierre ha ora l'incarico di due insegnamenti e dei lavori pratici di due serie d'allievi. Marie, impressionata dal suo esordio nell'insegnamento francese, si dà un grande affare per preparare le proprie lezioni e organizzare le esperienze delle sue Sèvrienne. Essa rinnova i metodi e prepara lezioni talmente originali che Lucien Poincaré, rettore dell'università, ne è colpito e complimenta la giovane donna. Marie non sa fare le cose a metà. Quante forze sciupate, quante ore sottratte al vero lavoro. Portando una borsa imbottita di compiti corretti, Marie fa parecchie volte alla settimana il tragitto da Parigi a Sèvres e viceversa, con un tram disperatamente lento che è costretta ad aspettare per mezz'ora sul marciapiede. Pierre corre dalla via Lomon alla via Cuvier, dove si trova il suo istituto, e dalla via Cuvier alla via Lomon alla rimessa. Ha appena iniziato un nuovo esperimento che è costretto ad abbandonare i propri apparecchi per andare a interrogare dei fisici imberbi. Aveva sperato che un laboratorio sarebbe stato messo a disposizione nel suo nuovo posto. Un laboratorio l'avrebbe consolato di tutto. No, al PCN non gli vengono accordate che due stanzette anguste. La delusione è così forte che, sormontando il suo orrore per le petizioni, egli cerca di farsi assegnare un locale più grande. Inutilmente. Quelli che hanno fatto tentativi del genere, scriverà Marie, sanno le difficoltà finanziarie e amministrative alle quali ci si urta e si ricordano del numero considerevole di lettere ufficiali, di visite, di reclami indispensabili per ottenere il minimo vantaggio. Pierre Curie ne era estremamente stanco e scoraggiato. Lo sforzo si ripercuote sulle possibilità di lavoro dei Curie e sin anche sulla loro salute. Pierre soprattutto sente una tale stanchezza che si dimostra necessario diminuire le ore di insegnamento. Una cattedra di mineralogia è per l'appunto vacante alla Sorbonne, per la quale lo scienziato, autore di monografie decisive sulla fisica cristallina, ha tutte le qualità necessarie. Egli si presenta, ma il suo rivale vince. Con un gran merito e una più grande modestia, ha scritto Montaigne, si può essere ignorati per lungo tempo. Gli amici di Pierre cercano con tutti i mezzi di riavvicinarlo finalmente a questo inaccessibile posto di professore. Nel 1902 il professor Mascara insiste affinché Pierre si presenti all'Accademia delle Scienze. La sua elezione è certa e servirà grandemente in seguito alla sua sistemazione materiale. Egli esita, poi si piega di malavoglia. Si rassegna difficilmente a fare agli accademici, secondo una tradizione che gli pare umiliante e stupida, le visite di uso. Ma la sezione di fisica dell'Accademia si pronuncia unanimemente in suo favore. Egli ne è commosso. È candidato. Abilmente ammonito da Mascar, domanda udienza a ciascuno dei membri dell'illustre compagnia. All'epoca della gloria, quando i giornalisti cercheranno degli aneddoti stuzzicanti su uno scienziato celebre, uno di essi evocherà in questi termini il giro di visite di Pierre Curie nel maggio del 1902. Salir delle scale, suonare, farsi annunciare, dire perché è venuto, riempiva già di vergogna il candidato suo malgrado. Ma egli doveva, inoltre, esporre i propri titoli, esprimere la buona opinione che aveva di se stesso, vantare la propria scienza, i propri lavori, e questo gli pareva al di sopra delle forze umane. Allora egli finiva col fare copiosamente, sinceramente, l'elogio del proprio concorrente, dicendo che il signor Amagat era assai più degno di lui, Curie, di entrare all'istituto. Il 9 giugno vengono pubblicati i risultati dell'elezione. Gli accademici
Tra Pier Curie e signora Magano ho scelto quest'ultimo. Pier annuncia a un amico, Georges Guy, la notizia così. Mio caro amico, come lei aveva previsto, l'elezione si è svolta in favore di Amagà, che ha avuto 32 voti, mentre io ne ho avuti 20 e Gernet 6. Tutto calcolato. Rimpiango d'aver perduto del tempo a fare delle visite per questo brillante risultato. La sezione mi aveva presentato in prima linea all'unanimità e per questo ho lasciato fare. Le racconto tutte queste miserie perché so che le piacciono, ma non creda che io sia molto addolorato da questo piccolo avvenimento. Il suo devotissimo Pierre Curie. E il nuovo decano, Paul Appel, quello stesso di cui Marie Sklodowska in altri tempi ascoltava in estasi le lezioni, tenterà di lì a poco di servire in altro modo gli interessi di Pierre. Egli conosce la sua intransigenza e prepara le vie. Paul Appel a Pierre Curie. Il ministero mi chiede delle proposte per la Legion d'Onore. Lei deve essere sulla mia lista. Le chiedo come un servizio per la facoltà di lasciarmici includere il suo nome. Riconosco che la decorazione non ha nessuna importanza per un uomo del suo valore, ma io ci tengo a proporre gli uomini più meritevoli della facoltà, quelli che si sono meglio distinti per le loro scoperte e per i loro lavori. È un modo di farli conoscere al ministro e dimostrare come si lavora alla Sorbona. Se lei sarà nominato, porterà o non porterà la decorazione, come meglio crede, naturalmente, ma le chiedo di lasciarsi proporre. Mi perdoni, caro collega, di seccarla così e mi creda il suo devotissimo, eccetera, eccetera. Paul Appel a Marie Curie. Ho parlato a varie riprese al rettore Liard dei bei lavori del signor Curie, dell'insufficienza della sua installazione, dell'interesse che ci sarebbe a procurargli un laboratorio più grande. Il signor rettore ha parlato del signor Curie al ministro e ha afferrato perciò l'occasione che gli offriva la presentazione del 14 luglio per la Legion d'Onore. Il ministro sembra interessarsi molto al signor Curie. Forse vorrà, per cominciare, manifestare il proprio interesse decorandolo. In questa ipotesi io le chiederei di usare tutta la sua influenza affinché il signor Curie non rifiuti. La cosa in se stessa non ha evidentemente interesse di sorta, ma dal punto di vista delle conseguenze pratiche, laboratori, crediti, eccetera, ne ha una considerevole. Le chiedo di insistere presso suo marito, in nome della scienza e dell'interesse superiore della facoltà, perché ci lasci fare. Questa volta Pierre Curie non lascia fare. La sua avversione per gli onori basterebbe a giustificare il suo atteggiamento. Un altro sentimento ancora lo anima. In realtà, gli pare troppo comico che si rifiuti a un uomo di scienza i mezzi per lavorare e che nello stesso tempo, come incoraggiamento, come punto di merito, gli si offra una piccola croce di smalto appesa a un nastro rosso. Ecco la risposta di Pierre Curie al decano. La prego di ringraziare il signor ministro e informarlo che io non provo per nulla il bisogno di essere decorato, ma che ho il più gran bisogno di avere un laboratorio. La speranza di una vita meno dura è abbandonata. In mancanza della dimora desiderata, i Curie si contentano della rimessa per le loro esperienze e le loro ore ardenti trascorse nella baracca di legno li consolano dei loro scacchi. Essi continuano a insegnare, lo fanno con buona volontà, senza inacidirsi. Più di un ragazzo si ricorderà con gratitudine delle lezioni di Pierre così vive, così chiare. Più di una Sèvriana dovrà l'amore della scienza a Marie, a quella professoressa dai capelli biondi, che col suo accento slavo rende musicali le sue dimostrazioni sapienti. Disputati tra il loro lavoro e il loro compito, essi dimenticano di mangiare e di dormire. La regola di vita normale, stabilita in altri tempi da Marie, le sue abilità di cuoca, di massaia, sono dimenticate. Gli sposi, incoscienti della loro follia, usano e abusano delle proprie forze che si logorano. A varie riprese, crisi di dolore nelle membra, d'un intollerabile violenza, hanno costretto Pierre a mettersi a letto. Marie, sostenuta dai suoi nervi tesi, non ha ancora mostrato nessuna debolezza da quando ha vinto con una cura di disprezzo e di imprudenza quotidiana l'accesso di tubercolosi che inquietava i suoi, ella si considera invulnerabile. Ma sul taccuino, nel quale nota regolarmente il proprio peso, la cifra diminuisce di settimana in settimana. In 4 anni di rimessa Maria è deperita di 7 chili. Gli amici di casa notano il di lei pallore.
Il suo volto emaciato è uno di essi, un giovane fisico, scrive persino a Pierre Curie per supplicarlo di risparmiare la salute di Marie e la sua. La sua lettera è un allarmante quadro dell'esistenza dei Curie, del loro sacrificio di sé. Georges Sagnac a Pierre Curie. Sono stato colpito vedendo la signora Curie alla Società di Fisica dall'alterazione dei suoi lineamenti. So bene che non si è risparmiata in occasione della sua tesi, ma è per me un'occasione di rendermi conto che ella non ha sorgenti di resistenza sufficienti per poter vivere una vita così puramente intellettuale qual è quella che voi due vivete. E quello che dico può prenderlo anche per lei stesso. Un solo esempio per poter meglio insistere. Loro non mangiano quasi né l'uno né l'altra. Ho visto sovente la signora Curie mangiare due fette di salame e berci sopra una tazza di tè. Crede che una costituzione anche robusta potrebbe non soffrire di una tale insufficienza di alimentazione? Che cosa accadrebbe di lei se la signora Curie si ammalasse? L'indifferenza o l'ostinazione che ella potrebbe opporle non varranno a giustificare lei. Prevedo l'ostacolo seguente. Ella non ha fame, è abbastanza grande per sapere quello che deve fare. Ebbene, no. Ella si conduce attualmente come una bimba. Glielo dico con tutta la convinzione dell'amicizia. Loro due non danno abbastanza tempo ai pasti. Si cibano in qualunque ora e alla sera mangiano così tardi che lo stomaco, rovinato dall'attesa, si rifiuta alla lunga di funzionare. Certo, una ricerca può obbligarli a pranzare tardi la sera, ma loro non hanno il diritto di fare di ciò un'abitudine. È necessario che loro non mischino, come fanno, le preoccupazioni scientifiche a tutti gli istanti della vita. Bisogna lasciare al corpo il tempo di tirar fiato. Bisogna che loro seggano tranquilli a tavola e mangino lentamente, evitando di parlare di cose tristi o semplicemente faticose per lo spirito. Non devono leggere mangiando né parlare di fisica. Agli avvertimenti, ai rimproveri, Pierre e Marie rispondono ingenuamente: «Ma noi ci riposiamo, non andiamo forse in vacanza l'estate?» Ci vanno, difatti, o meglio, credono di andarci. Durante la bella stagione errano come un tempo di tappa in tappa. Riposarsi per essi è, nel 1898, percorrere le Cevennes in bicicletta. 2 anni dopo seguono le coste della Manica, dalle Havre a Saint-Valery-sur-Somme, poi partono per l'isola di Noirmoutier. Nel 1901 si possono incontrare al Pouldou, nel 1902 ad Arromanches, nel 1903 al Tréport e poi a Saint-Rogent. Queste corse recano loro la distensione fisica e morale di cui avrebbero bisogno? C'è motivo di dubitarne. Il responsabile è Pierre, che non sa star fermo. Dopo 2 o 3 giorni trascorsi nello stesso luogo, gli parla di tornare a Parigi e dice dolcemente alla moglie: «È un bel po' di tempo che non facciamo niente». I Curie hanno intrapreso, nel 1899, una spedizione lontana che ha procurato loro delle grandi gioie. Per la prima volta, dopo il proprio matrimonio, Marie è tornata in patria, non a Varsavia, ma nella Polonia austriaca, in quel Zakopane nel quale i Dluski stanno costruendo il loro sanatorio. Vicina al cantiere pieno di muratori, la pensione Eger accoglie un gruppo affettuoso. Il professor Sklodowski è qui, ancora agile, ringiovanito dalla gioia di veder riuniti i suoi 4 figlioli, le 4 famigliole. Come sono passati svelti gli anni. Non sembra ieri che il suo ragazzo e le sue 3 figliole davano lezioni a Varsavia. Oggi Giuseppe, medico stimato, ha moglie e figli. Broni e Casimiro fondano una casa di salute. Hela fa carriera nell'insegnamento, mentre suo marito, Stanislao Salai, dirige una prospera impresa fotografica. E quella brava Mania, che lavora in un laboratorio di cui si pubblicano le ricerche. Cara piccola Monella, come in altri tempi veniva chiamata la piccola di casa. Pierre Curie, l'estraneo, è l'oggetto delle maggiori attenzioni. I suoi polacchi sono fieri di fargli conoscere la Polonia. Da principio, Pierre Curie non è granché entusiasta di quella contrada severa nella quale le punte cupe degli abeti urtano duramente il cielo, ma poi, durante un'escursione alle cime Risi, la poesia e la grandiosità di quelle montagne lo toccano. La sera, davanti agli altri, dice a sua moglie: «Questo paese è bellissimo. Capisco ora come si possa amarlo». Egli si è servito di proposito del suo polacco nuovo nuovo,
il quale, nonostante il pessimo accento, stupisce i suoi cognati e le sue cognate, e ha sorpreso sul volto raggiante di Marie un sorriso di orgoglio. 3 anni dopo, nel maggio 1902, Marie prenderà di nuovo il treno per la Polonia, ma con che angoscia dolorosa. Una lettera le aveva annunciato la malattia improvvisa di suo padre, un'operazione della vescica biliare che aveva permesso l'estrazione di calcoli enormi. Da principio ha ricevuto delle notizie rassicuranti, poi, bruscamente, un telegramma. È la fine. Marie vuol partire immediatamente. Ma le formalità del passaporto sono complicate. Ore e ore passano prima che le scartoffie siano in ordine. Dopo 2 giorni e mezzo di viaggio, eccola a Varsavia, nella casa di Giuseppe dove abita il signor Sklodowski. Troppo tardi. Marie non può tollerare l'idea che non rivedrà più quel volto caro. Ella ha appreso la morte in viaggio e telegraficamente ha supplicato le sorelle di ritardare le esequie. Entra nella stanza funebre nella quale non c'è più che una bara, dei fiori. Con una singolare ostinazione esige che il coperchio sia tolto e così viene fatto. E Marie dice addio e chiede perdono al volto inanimato e sereno, sbarrato da una sottile riga di sangue coagulato, colato fuori da una narice. Ella si è sempre rimproverata segretamente di essere rimasta in Francia, di aver deluso il buon vecchio che contava finire i propri giorni al suo fianco. Dinanzi alla bara aperta, nel silenzio, Marie s'accusa a bassa voce, sino a che suo fratello e le sue sorelle vengono a mettere fine a questa scena crudele. Marie porta in sé il demone dello scrupolo. Ella si tortura ingiustamente. Gli ultimi anni di suo padre sono stati dolci, e più dolci ancora grazie a lei. L'affezione dei suoi, le sue soddisfazioni di padre e di nonno avevano fatto dimenticare al signor Sklodowski le vicissitudini di un'esistenza senza luce. Le sue ultime, le sue più forti gioie gli erano venute da Marie: la scoperta del polonio e del radio, la lettura nei resoconti dell'Accademia delle Scienze di Parigi, delle comunicazioni abbaglianti firmate col nome della sua bimba. Erano state altrettante fonti di intensa emozione per questo professore di fisica, al quale gli impegni quotidiani avevano sempre vietato la ricerca disinteressata. Egli aveva seguito tappa per tappa i lavori di sua figlia. Egli ne intendeva l'importanza, ne prevedeva la risonanza. Recentemente, Marie gli aveva annunciato che dopo 4 anni di perseveranza stava ottenendo del radio puro. E nella sua ultima lettera, 6 giorni prima di morire, il signor Sklodowski aveva tracciato queste righe con una mano vacillante che deformava tristemente la solita scrittura fine e regolare. Eccoti dunque in possesso dei sali di radio puri. Se si considera la somma di lavoro che è stata necessaria per ottenerli, è certamente il più costoso degli elementi chimici. Peccato, tuttavia, che a quanto sembra questo lavoro non abbia che un interesse puramente teorico. Qui niente di nuovo. Il tempo è discreto, ancora assai freddo. Devo tornare a letto. Finisco dunque baciandoti teneramente. Quale orgoglio, quale felicità avrebbe provato quell'uomo eccellente se avesse potuto vivere ancora 2 anni per apprendere che la gloria si impadroniva del nome di sua figlia, che il premio Nobel era assegnato a Henri Becquerel, a Pierre Curie e Marie Curie, alla sua piccola, al suo Arsiopesio. Pallida, magra, Marie lascia Varsavia. In settembre tornerà in Polonia. Dopo il lutto, i ragazzi Sklodowski sentono il bisogno di riunirsi, di provarsi l'un l'altro che la solidarietà fraterna sopravvive. Ottobre. Pierre e Marie sono di ritorno al laboratorio. Sono stanchi. Marie, continuando a collaborare alle ricerche, redige i risultati dei lavori di purificazione del radio, ma è senza coraggio, non si interessa a niente. Il terribile regime che ella infligge da tanto tempo al proprio sistema nervoso ha in lei strane ripercussioni. Di notte, leggeri accessi di sonnambulismo la obbligano ad alzarsi e a camminare incoscientemente per casa. L'anno che giunge porterà degli avvenimenti disgraziati e, prima di tutto, una gravidanza incidentalmente interrotta da un aborto. Marie prende tragicamente questa delusione.
Maria Bronia, 20 agosto 1903. Sono talmente costernata da questo incidente che non ho il coraggio di scrivere a nessuno, ma ero talmente abituata all'idea di questo bambino che sono assolutamente disperata e non so consolarmi. Scrivimi, ti prego, se credi che debba accusare di ciò la stanchezza generale, perché debbo confessare di non avere risparmiato le mie forze. Avevo fiducia nel mio organismo e ora lo rimpiango amaramente perché l'ho pagata cara. La bimba era in buono stato e viveva, e io, che la desideravo tanto. Più tardi, dalla Polonia, ancora arriva una cattiva notizia. Il secondo figlio di Bronia, un bimbo, è morto in qualche giorno per una meningite tubercolare. Sono assolutamente sconvolta dalla disgrazia che si è abbattuta sui Druschi, scrive Maria a suo fratello. Quel bimbo era il ritratto della salute. Se nonostante tutte le cure si può perdere un bimbo simile, come si può sperare di conservare gli altri e di allevarli? Non posso più guardare mia figlia senza tremare di terrore e il dolore di Bronia mi lacera il cuore. Queste tristezze oscurano la vita di Marie, minata da un altro tormento, il più grave. Pierre va male. Le violente crisi di dolori ai quali va soggetto e che in mancanza di indizi più precisi i dottori hanno battezzato per reumatismi, tornano a frequenti intervalli e lo lasciano orribilmente abbattuto. Lancinato dai dolori, egli geme per nottate intere, vegliato dalla moglie atterrita. E tuttavia, bisogna che Marie faccia il suo corso di lezioni a Sèvres, bisogna che Pierre interroghi i suoi numerosi allievi e sorvegli le loro manipolazioni, e lungi dal laboratorio lungamente sognato, bisogna che i due fisici continuino le loro minuziose esperienze. Una volta sola, Pierre si lascia sfuggire un lamento. Dice, piano piano, è dura però la vita che ci siamo scelti. Marie cerca di protestare, ma non riesce a dissimulare la propria angoscia. Se Pierre è scoraggiato a tal punto, non vuol forse dire che le forze lo abbandonano? Forse è colpito da qualche malattia terribile, implacabile, e lei, Marie, potrà vincere la sua stanchezza orrenda. Da qualche mese l'idea della morte s'aggira intorno a questa donna, l'ossessiona. Pierre! Lo scienziato, sorpreso, si volta verso Marie che l'ha chiamato con disperazione, con voce strozzata. Che cosa c'è? Che cos'hai, adorata mia? Pierre! Se uno di noi due scomparisse, l'altro non dovrebbe sopravvivergli. Noi non potremmo esistere l'una senza l'altro. Non è vero? Pierre scuote lentamente il capo. Pronunciando queste parole di innamorata, di donna, dimenticando per un istante la propria missione, Marie gli ha ricordato che uno scienziato non ha il diritto di disertare il suo posto, lo scopo della propria vita. Egli contempla per un istante il volto contratto, desolato di Marie, poi dice fermamente: ti sbagli, qualunque cosa succeda, e si dovesse essere anche come un corpo senza anima, bisognerebbe lavorare ugualmente. Capitolo 15. Una tesi di laurea e un colloquio di 5 minuti. Che cosa importa alla scienza che i suoi servitori appassionati siano ricchi o poveri, felici o infelici, sani o malati? Essa sa che sono stati creati per cercare e per scoprire, e che sino a che le loro forze siano esaurite, essi cercheranno e scopriranno. Non è in potere dello scienziato lottare contro la propria vocazione. Anche nei giorni di ribellione i suoi passi lo riconducono fatalmente dinanzi agli apparecchi del proprio laboratorio. Non si deve dunque essere meravigliati dell'importanza dei lavori che Pierre e Marie hanno condotto in porto durante questi anni difficili. La giovane radioattività fiorisce, è in pieno rigoglio, spossando a poco la giovane coppia di scienziati che le ha dato la vita. Dal 1899 al 1904 i Curie hanno pubblicato, quando insieme, quando separatamente, quando in collaborazione con questo o quello dei loro colleghi, 32 comunicazioni scientifiche. I titoli di queste note sono severi. Il loro testo è irto di grafici e di formule che sgomentano il profano, e tuttavia ognuna di esse rappresenta una vittoria.
Leggendo la secca enumerazione delle più importanti tra queste comunicazioni, accordiamo un pensiero a quelle che si nascondono di curiosità, di ostinazione, di genio. Sugli effetti chimici dei raggi del radio, Marie Curie e Pierre Curie 1899. Sul peso atomico del borio radifero, Marie Curie 1900. Le nuove sostanze radioattive e i raggi che emettono. Marie Curie e Pierre Curie 1900. Sulla radioattività indotta provocata dai sali di radio. Pierre Curie e André de Bierne 1901. Azione fisiologica dei raggi di radio. Pierre Curie e Henri Becquerel 1901. Sui corpi radioattivi. Marie Curie e Pierre Curie 1901. Sul peso atomico del radio. Marie Curie 1902. Sulla misura assoluta del tempo. Pierre Curie 1902. Sulla radioattività indotta e sull'emanazione del radio. Pierre Curie 1903. Sul calore sprigionato spontaneamente dai raggi di radio. Pierre Curie e Laborde 1903. Ricerche sulle sostanze radioattive. Marie Curie 1903. Sulla radioattività dei gas che si sviluppano dall'acqua delle fonti termali. Pierre Curie e Laborde 1904. Azione fisiologica dell'emanazione del radio. Pierre Curie, Bouchard e Baldassare 1904. Nata in Francia, la radioattività conquista rapidamente l'estero. Dal 1900, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Austria, dalla Danimarca, giungono in via Lomon lettere firmate dai più grandi nomi della scienza. Lettere piene di domande e di informazioni. I Curie hanno con Sir William Crookes, con i professori Suess e Boltzmann di Vienna, con l'esploratore danese Paulsson, corrispondenze continue dove i genitori del radio prodigano ai loro colleghi spiegazioni e consigli tecnici. In vari paesi, ricercatori si gettano all'inseguimento di elementi radioattivi ignoti e si sperano di giungere a nuove scoperte. Caccia proficua sul quadro della quale si scrivono il mesotorio, il radiotorio, lo ionio, il protactinio, il radiopiombo. Nel 1903, due scienziati inglesi, Ramsay e Soddy, dimostrano che il radio emette continuamente una piccola quantità di gas, l'elio. È il primo esempio conosciuto di una trasformazione degli atomi. Un po' più tardi, sempre in Inghilterra, Rutherford e Soddy riprendono un'ipotesi affacciata da Marie Curie sin dal 1900 e pubblicano un'impressionante teoria delle trasformazioni radioattive. Essi affermano che i radioelementi, anche quando sembrano inalterabili, sono in stato d'evoluzione spontanea. Più la loro trasformazione è rapida, più la loro attività è potente. È questa una vera teoria della trasformazione dei corpi semplici, ma non come la comprendevano gli alchimisti, scriverà Pierre Curie. La materia inorganica si evolverebbe naturalmente attraverso l'età e seguendo leggi immutabili. Prodigioso radio, purificato allo stato di cloruro, è una polvere bianca che si potrebbe prendere per del volgare sale da cucina. Ma le sue proprietà, sempre meglio conosciute, appaiono stupefacenti. La sua radiazione, che lo denunciò ai Curie, sorpassa in intensità le previsioni e 2 milioni di volte più forte di quella dell'uranio. La scienza lo ha già analizzato, notomizzato, suddiviso in raggi di 3 specie diverse che attraversano, modificandosi, questo è vero, le materie più opache. Soltanto un grosso schermo di piombo può arrestare questi raggi insidiosi nella loro invisibile corsa. Il radio ha la sua ombra, il suo fantasma. Esso produce spontaneamente un corpo gassoso singolare. L'emanazione del radio, anch'esso attivo, è che, anche chiuso in un tubo di vetro, si distrugge ogni giorno seguendo una legge rigorosa. La sua presenza sarà rilevata nelle acque di numerose sorgenti termali. Altra sfida a teorie che sembravano essere la base inamovibile della fisica. Il radio sviluppa spontaneamente calore. In un'ora esso produce una quantità di calore capace di fondere il suo peso di ghiaccio.
Se lo si protegge contro il raffreddamento esterno, si riscalda e la sua temperatura può elevarsi a 10 gradi più al di sopra della temperatura circostante. Di che cosa non è capace? Esso impressiona le lastre fotografiche attraverso la carta nera, rende l'atmosfera conduttrice d'elettricità e scarica così a distanza gli elettroscopi. Colora di color malva e viola i recipienti che hanno l'onore di ospitarlo. Rode e a poco riduce in polvere la carta olovatta di cui è circondato. Che sia luminoso è cosa che sappiamo già. Questa luminosità, scriverà Marie, non può essere osservata in piena luce, ma la si vede facilmente nella semioscurità. La luce emessa può essere abbastanza forte perché si possa leggere illuminandosi con un poco del prodotto nell'oscurità. Il radio non si contenta egoisticamente di questo dono meraviglioso. Esso rende fosforescenti un gran numero di corpi incapaci di emettere luce coi propri mezzi, come per esempio il diamante, che è reso fosforescente per effetto del radio, sì che può essere distinto dalle imitazioni, la cui luminosità è molto debole. E finalmente la radiazione del radio è contagiosa. Contagiosa come un profumo tenace, come una malattia. È impossibile lasciare un oggetto, una pianta, un animale, una persona vicino a un tubo di radio senza che acquistino immediatamente un'attività notevole. Questo contagio, che complica le esperienze di precisione, è per Pierre Curie un nemico di ogni giorno. Quando si fanno studi su sostanze fortemente radioattive, scrive Marie, bisogna prendere particolari precauzioni se si vuole continuare le misurazioni delicate. I diversi oggetti impiegati nei laboratori di chimica e quelli che servono per le esperienze di fisica non tardano a diventare tutti radioattivi e ad agire sulle lastre fotografiche attraverso la carta nera. La polvere, l'aria della stanza, gli abiti sono radioattivi. L'aria della stanza diventa conduttrice. Nel laboratorio in cui noi operiamo, il male è giunto allo stadio acuto e noi non possiamo avere un apparecchio che sia bene isolato. Quando già da tempo i Curie non ci saranno più, i loro taccuini di lavoro nasconderanno ancora, dopo 30 o 40 anni, la vivente, la misteriosa attività e impressioneranno gli apparecchi di misurazione. Radioattività, sviluppo di calore, produzione di gas elio e di emanazione, autodistruzione spontanea. Come siamo lontani dalle teorie sulla materia inerte, sull'atomo immutabile. Non sono passati 5 anni da quando i nostri scienziati credevano l'universo composto di materie definite, di elementi fissi per l'eternità. Ora ecco che ad ogni secondo del tempo che trascorre, frammenti di radio espellono da sé atomi di gas elio, proiettandoli all'esterno con una forza enorme. Il residuo di questa minuscola e terrificante esplosione, che Maria chiamerà il cataclisma della trasformazione atomica, è un atomo gassoso di emanazione che anch'esso si trasformerà in un altro corpo radioattivo, il quale si trasformerà a sua volta. I radioelementi formano strane, crudeli famiglie nelle quali ogni elemento è creato dalle trasformazioni spontanee della sostanza madre. Il radio è un discendente dell'uranio, il polonio un discendente del radio. Questi corpi, creati a ogni istante, si distruggono anch'essi obbedendo a leggi eterne. Ogni radioelemento perde la metà della propria sostanza, in un tempo che è sempre lo stesso e che viene chiamato il suo periodo. Per diminuire della metà, l'uranio ci mette qualche miliardo di anni, il radio 1600, l'emanazione del radio 4 giorni, il discendente dell'emanazione qualche secondo soltanto. Immobile in apparenza, la materia nasconde nascite, collisioni, assassini e suicidi. Essa cela drammi sottoposti a implacabili fati. Essa chiude in sé la vita e la morte. Questi sono i fatti rivelati dalla scoperta della radioattività. Ai filosofi non resta che ricominciare la filosofia, ai fisici la fisica. Ultimo e commovente miracolo, il radio può qualche cosa per la felicità degli uomini. Diverrà il loro alleato contro un male atroce, il cancro. Gli scienziati tedeschi Valkoff e Giesel
avevano annunciato nel 1900 che la nuova sostanza possedeva la facoltà di provocare effetti fisiologici. Allora Pierre Curie, indifferente al pericolo, espone subito il proprio braccio all'effetto del radio. Con sua gioia appare una lesione. Egli la spia, ne spia l'evoluzione e in una nota all'Accademia registra tranquillamente i sintomi osservati. La pelle è diventata rossa su una superficie di 6 centimetri quadrati. L'apparenza è quella di una scottatura, ma la pelle non è, o quasi, dolorosa. In capo a qualche giorno il rossore, senza estendersi, si mise ad aumentare di intensità. Il 20° giorno si formarono delle croste, poi una piaga che venne curata. Il 42° giorno l'epidermide ha cominciato a riformarsi sugli orli, tendendo al centro, e 52 giorni dopo l'azione dei raggi rimane ancora allo stato di piaga, una superficie di 1 cm² che assume un aspetto grigiastro indicante una lesione più profonda. Soggiungiamo che la signora Curie, trasportando in un tubetto sigillato alcuni centigrammi di materia molto attiva, ha avuto scottature analoghe, benché il tubetto fosse chiuso in una scatola metallica sottile. All'infuori di queste azioni vive, noi abbiamo avuto sulle mani, durante le ricerche fatte con prodotti molto attivi, azioni varie. Le mani hanno una tendenza generale a squamarsi, le estremità delle dita che hanno tenuto i tubi o le capsule racchiudenti prodotti molto attivi diventano dure e a volte molto doloranti. In uno di noi l'infiammazione delle estremità è durata una 15ina di giorni ed è terminata con la caduta della pelle, ma la sensibilità dolorosa, in capo a un mese, non è ancora scomparsa. Henri Becquerel, portando nella tasca del panciotto un tubo di vetro che conteneva del radio, è scottato anch'egli, ma senza averlo desiderato. Stupito e furioso, corre dai Curie per lamentarsi delle gesta del loro terribile figliuolo e, a mo' di conclusione, dichiara: «Questo radio io non l'amo, lo detesto!» Poi s'affretta a registrare i risultati della sua esperienza involontaria, che appariranno nei resoconti del 2 giugno 1901 a fianco delle osservazioni di Pierre. Colpito da questo sorprendente potere dei raggi, Pierre studia l'azione del radio sugli animali. Collabora con medici di gran fama, i professori Bouchard e Baldassare. La loro convinzione è presto fatta. Distruggendo le cellule malate, il radio guarisce il lupus, i tumori e certe forme di cancro. Questa terapeutica prenderà il nome di Curie terapia. Medici francesi, Dolot, Wickham, Dominici, Degré, eccetera, la applicano con successo ai propri malati. Si servono di tubi di emanazione di radio prestati loro da Pierre Curie. L'azione del radio sulla pelle è stata studiata dal dottor Dolot all'ospedale Saint-Louis, scriverà Marie. Da questo punto di vista il radio dà risultati incoraggianti, l'epidermide, parzialmente distrutta dalla sua azione, si riforma allo stato sano. Il radio è utile, magnificamente utile. Si indovina la conseguenza immediata di una simile rivelazione. L'estrazione dell'elemento nuovo non ha più soltanto l'interesse di un esperimento, essa diventa indispensabile, benefica e nasce un'industria del radio. Pierre e Marie vegliano sugli esordi di questa industria che non può essere creata senza i loro consigli. Essi hanno preparato con le loro mani, le mani di Marie principalmente, il primo grammo di radio che abbia visto la luce, lavorando 8 tonnellate di residui di Peck Blenda nella rimessa della scuola di fisica, secondo un procedimento di loro invenzione. A poco, le proprietà del radio eccitano le immaginazioni e gli sposi trovano concorsi efficaci per organizzarne la produzione su vasta scala. Il trattamento in grande dei minerali è cominciato sotto la direzione di André de Bierne, alla Società Generale dei Prodotti Chimici, che consente a effettuare l'operazione senza cercarvi un utile. Nel 1902 l'Accademia delle Scienze accorda ai Curie un credito di 20.000 franchi per l'estrazione delle materie radioattive. La purificazione di 5 tonnellate di minerale è intrapresa immediatamente. Nel 1904 un industriale francese, intelligente e ardito, Armé de Lille, ha l'idea di fondare un'officina che fabbricherà il radio e lo fornirà ai medici che curano i tumori maligni. Egli offre a Pierre e Marie un locale attiguo a questa officina, dove gli scienziati potranno compiere esperienze che la strettezza del loro laboratorio d'assi sconnesse rende impraticabili.
I Curie si formano dei collaboratori, quali Audepin, Jacques Dan, ai quali Armé de Lille affiderà l'estrazione della preziosa sostanza. Marie non si separerà dal suo primo grammo di radio, lo legherà più tardi al proprio laboratorio, ed esso non avrà mai altro valore che quello dei suoi sforzi tenaci. Quando la rimessa sarà crollata sotto il piccone demolitore e Marie Curie non sarà più, questo grammo rimarrà come il simbolo raggiante di una grande opera e dell'epoca eroica di due esistenze. I grammi seguenti assumono un valore diverso, un valore oro. Il radio, messo regolarmente in vendita, diventa una tra le sostanze più care del mondo, è stimato a 750.000 franchi oro al grammo. Una materia tanto aristocratica merita dei commentari. Nel gennaio 1904 appare il primo numero di una rivista, Le Radium, che tratta esclusivamente dei prodotti radioattivi. Il radio ha acquistato una personalità commerciale, ha la sua quotazione di vendita e la sua stampa. Sulla carta intestata dell'officina, Armé de Lille, si leggerà ben presto in grossi caratteri questa dicitura: sali di radio, sostanze radioattive. Indirizzo telegrafico Radio Nogent-sur-Marne. Se questi lavori fecondi degli scienziati di vari paesi, se questa creazione di un'industria, se questi primi saggi di una meravigliosa terapeutica hanno potuto compiersi, lo si deve al fatto che una giovane donna bionda, spinta da una curiosità appassionata, ha scelto come argomento di tesi nel 1897 lo studio dei raggi di Becquerel. Ella ha saputo intuire la presenza di un corpo nuovo e, unendo i propri sforzi a quelli di suo marito, ha provato l'esistenza di questo corpo ed è riuscita a isolare il radio puro. Questa giovane donna, eccola ora, il 25 giugno 1903, dinanzi a una lavagna di una piccola aula della Sorbona, la sala degli studenti, alla quale si giunge salendo una scaletta a chiocciola segreta e contorta. Sono passati più di 5 anni da quando Maria ha iniziato la propria tesi. Trascinata nel turbine di una scoperta immensa, ella ha lungamente procrastinato l'esame di laurea, per il quale non aveva il tempo materiale di riunire gli elementi. Oggi si presenta dinanzi ai suoi giudici. Secondo l'uso, ha fatto pervenire ai suoi esaminatori, signori Lippmann, Bouty e Moissan, il testo del lavoro che sottopone alla loro approvazione. Ricerche sulle sostanze radioattive della signora Sklodowska-Curie. E, avvenimento incredibile, si è comprata un vestito nuovo, tutto nero, di lana e seta. Più esattamente, Bronia, venuta a Parigi per la discussione della tesi, ha detto a Marie che doveva aver vergogna dei suoi abiti lustri e l'ha condotta per forza in un negozio. Naturalmente ha dovuto discutere lei con la venditrice, scegliere la stoffa, ordinare i ritocchi necessari, senza preoccuparsi del muso lungo della sorella minore. Già in un'altra mattinata radiosa di giugno, radiosa e non meno solenne, 20 anni fa, nel 1883, Bronia ha abbigliato Marie con la stessa cura, la stessa emozione. La piccola Manusia, vestita di nero come ora, doveva ricevere dalle mani di un funzionario russo la medaglia d'oro del ginnasio del sobborgo di Cracovia. La signora Curie è in piedi, molto dritta. Sul suo volto pallido, sulla sua gran fronte gonfia, che i capelli chiari rialzati come un casco scoprono interamente, qualche ruga segna le tracce della lotta che ella ha sostenuto e vinto. Uomini di scienza, fisici e chimici, affollano la stanza piena di luce, dove è stato necessario aggiungere delle sedie. L'interesse eccezionale delle ricerche di cui sta per discutere ha tirato lì tutti quegli scienziati. Il vecchio dottor Curie, Pierre Curie, Bronia, hanno preso posto in fondo alla sala, stretti tra gli studenti. Vicino a loro si scorge un gruppo di ragazze, chiacchierine e fresche. Sono le Sevriane, le allieve di Marie, venute ad applaudire la loro professoressa. I tre esaminatori, in frac, seggono dietro un lungo tavolo di quercia. L'uno dopo l'altro fanno delle domande alla candidata. Al signor Bouty, a Lippmann, suo primo maestro, dai lineamenti ispirati, sottili, infine al signor Moissan, la cui barba impressionante non finisce mai, Marie risponde con voce dolce. Con un pezzetto di gesso, traccia di tanto in tanto sulla lavagna lo schema di un apparecchio o i segni di una formula fondamentale.
Ella espone i risultati delle sue ricerche con frasi di una secchezza affatto tecnica, con aggettivi grigi, ma nel cervello degli scienziati che la circondano, vecchi e giovani, pontefici o discepoli, una trasmutazione d'altro ordine viene operandosi. La fredda parola di Marie si muta in immagine ardente e entusiasmante, quella di una tra le più grandi scoperte del secolo. L'eloquenza, i commenti sono riprovati dagli scienziati. Per conferire a Marie il grado di dottore, i giudici riuniti alla facoltà di scienze impiegano a loro volta parole senza luce, alle quali però la loro stessa semplicità, quando si rileggono a 30 anni di distanza, dà un profondo valore di emozione. Il signor Lippmann, presidente, pronuncia la formula consacrata. L'Università di Parigi le accorda il titolo di dottore in scienze fisiche con la menzione molto onorevole. Quando gli applausi molto discreti degli uditori sono cessati, egli soggiunge semplicemente, con amicizia, con la voce timida del vecchio universitario: "E a nome della giuria, signora, ci tengo a esprimerle tutte le nostre felicitazioni." Questi esami austeri, queste cerimonie serie e modeste, si svolgono in modo analogo per il ricercatore di genio e per il lavoratore coscienzioso e non possono eccitare l'ironia. Hanno il loro stile e la loro grandiosità. Qualche tempo prima della discussione della tesi e prima che in Francia e all'estero si sviluppasse il trattamento industriale del radio, Pierre e Marie hanno preso una decisione alla quale hanno dato poca importanza, ma che influirà grandemente sul resto della loro vita. Purificando la PEC Blend, isolando il radio, Maria ha inventato una tecnica e creato un processo di fabbricazione. Ora, da quando gli effetti terapeutici del radio sono noti, si ricercano dappertutto i minerali radioattivi. Sfruttamenti sono in progetto in vari paesi, particolarmente in Belgio e in America. Ma le officine non potranno produrre il favoloso metallo, che, in quanto i loro ingegneri, conosceranno il segreto della preparazione del radio puro. Queste cose vengono esposte da Pierre a sua moglie una domenica mattina nella piccola casa del Boulevard Kellermann. Poco prima il postino ha recato una lettera proveniente dagli Stati Uniti. Lo scienziato l'ha letta attentamente, l'ha ripiegata e posata sulla sua scrivania. "Bisogna che parliamo un po' del nostro radio", dice con tono calmo. "L'industria d'estrazione prenderà una grande estensione, ormai è certo. Ecco appunto una lettera da Buffalo. Tecnici desiderosi di creare uno sfruttamento in America mi pregano di documentarli." "E allora?" domanda Marie, che non prende una parte granché interessata alla conversazione. "Allora noi abbiamo la scelta tra due soluzioni: descrivere senza nessuna restrizione i risultati delle nostre ricerche, compresi i processi di purificazione." Marie ha un gesto meccanico di approvazione e mormora: "Già, naturalmente." "Oppure," prosegue Pierre, "possiamo considerarci come i proprietari, gli inventori del radio. In questo caso, prima di pubblicare in che maniera tu abbia operato per trattare la PEC Blenda, bisognerebbe brevettare questa tecnica e assicurarci i diritti sulla fabbricazione del radio nel mondo." Egli fa uno sforzo per precisare in modo obiettivo la situazione. Non è colpa sua se, pronunciando parole che gli sono poco familiari, "brevettare e assicurarci", la sua voce ha un'inflessione di disprezzo appena percettibile. Marie riflette per pochi secondi, poi dice: "È impossibile. Sarebbe contrario allo spirito scientifico." Il volto serio di Pierre si illumina. Per sgravio di coscienza insiste: "Lo credo anch'io, ma non voglio che si prenda questa decisione alla leggera. La nostra vita è dura. Essa minaccia di rimanere tale per sempre. Abbiamo una figlia, forse avremo altri bambini. Per essi, per noi, un tale brevetto rappresenterebbe molto denaro, la ricchezza. Sarebbero la comodità e gli agi assicurati, la fine delle necessità." E menziona ancora, con un piccolo riso, la sola cosa alla quale gli sia crudele rinunciare: "Potremmo avere anche un bel laboratorio." Gli occhi di Marie diventano fissi. Ella considera tranquillamente l'idea del guadagno, della ricompensa materiale, ma subito la respinge. "Gli scienziati pubblicano sempre integralmente le loro ricerche.
Se la nostra scoperta ha un avvenire commerciale, questo è un caso del quale noi non dobbiamo approfittare. E il radio servirà a curare gli ammalati. Mi sembra impossibile che se ne debba trarre un vantaggio. Ella non tenta punto di convincere il marito. Sa che egli non ha parlato del brevetto che per scrupolo di coscienza. Le parole che la pronunzia con assoluta sicurezza esprimono il sentimento di entrambi. La loro infallibile concezione della parte che spetta allo scienziato. Nel silenzio, Pierre ripete come un eco le parole di Marie. No, sarebbe contrario allo spirito scientifico. È sollevato. Soggiunge come se regolasse una questione accessoria. Scriverò questa sera agli ingegneri americani dando loro le informazioni che chiedono. D'accordo con me, scriverà Marie 20 anni dopo, Pierre Curie rinunciò a trarre un profitto materiale dalla sua scoperta. Noi non prendemmo alcun brevetto e pubblicammo senza riserva alcuna i risultati delle nostre ricerche, come il processo di preparazione del radio. Inoltre, noi abbiamo dato agli interessati tutte le informazioni che sollecitavano. Questo è stato un grande beneficio per l'industria del radio, la quale ha potuto svilupparsi in piena libertà, prima in Francia, poi all'estero, fornendo agli scienziati e ai medici i prodotti di cui avevano bisogno. Questa industria utilizza d'altronde ancora oggi, quasi senza modificazioni, i metodi che noi avevamo indicato. La Buffalo Society of Natural Science mi ha offerto, in ricordo, una pubblicazione relativa allo sviluppo dell'industria del radio negli Stati Uniti, che riproduce fotograficamente le lettere con le quali Pierre Curie aveva risposto nel modo più completo alle domande fattegli dagli ingegneri americani. Un quarto d'ora dopo questa breve considerazione svoltasi una domenica mattina, Pierre e Marie varcano sulle loro biciclette la porta della barriera di Gentilly e, pedalando a discreta velocità, si dirigono verso i boschi di Clamart. Essi hanno scelto per sempre tra la povertà e la ricchezza. Alla sera tornano stanchi, con le braccia cariche di foglie e di mazzi, di fiori di campo.